Diciamo, se non ci sono commenti, passiamo alla seconda parte, che è quella delle prospettive, con il primo intervento di Gianni Larana. Ok, mi metti. Perfetto, se non si vede niente qui. Sì. Bene, io cercherò appunto brevemente di diciamo, farvi un quadro della sezione oggi, ma mi fermerò sulle cose principali, dato il punto che il tempo non ne abbiamo molto, e le prospettive. Per quanto riguarda il personale, vi ha già parlato, se volete, appunto Leonardo Merola, quindi è chiaro che il personale appunto attualmente diciamo, è diminuito, e questo appunto è anche uno dei problemi. Abbiamo 62 unità a tempo indeterminato, scusatemi, più 7 appunto unità a tempo determinato, ripartite, come potete vedere, diciamo, in 28 ricercatori, 6 tecnologi, 21 tecnici, 7 amministrativi, e poi abbiamo in pratica 7 a tempo determinato, che sono 4 articoli 23 e 3 articoli 15. Diciamo che gli associati, come ho detto prima, sono circa oggi 250, quindi noi nella nostra sezione ne abbiamo più di 300 unità, diciamo, che lavorano tra dipendenti e associati. Vedete, qui viene riportato un po' un grafico a partire dal 2000 del personale a tempo indeterminato, e diciamo, il periodo, diciamo, più migliore, come vedete, è tra gennaio e luglio 2004, quando poi abbiamo avuto appunto poi una decrescita del nostro personale. Attualmente noi arriviamo, come vi ha mostrato Leonardo, diciamo, nel periodo, diciamo, di fine di di Leonardo, diciamo 66, diciamo, unità. Sono invece con la mia direzione, che è iniziata a luglio del 2011, diminuito di 4 unità. Oggi abbiamo 62 unità di personale. Naturalmente dei ricercatori 31, oggi sono 28 ricercatori e 21 tecnici, naturalmente, diciamo, sia per cessazione sia per pensionamento, per, diciamo, poi cambiamento, diciamo, o andando all'università o altro ente, diciamo. Quindi, come abbiamo visto prima, nel caso appunto dei tecnici, con Giuseppe Vitiello, che appunto, come vi diceva Pierluigi Paolucci, ha vinto un posto all'Enea a tempo indeterminato. Diciamo che l'organizzazione, diciamo, ne ha parlato già Leonardo, quindi andrò molto veloce. È chiaro che noi abbiamo un consiglio di sezione formato dal direttore, dei 5 coordinatori dei gruppi, dei rappresentanti dei ricercatori, tecnologici, dei tecnici amministrativi e dal responsabile appunto del gruppo collegato di Salerno. E abbiamo anche le nostre rappresentanze dei lavoratori, diciamo l'RSU e anche l'RLS per le sicurezze, e abbiamo il nostro medico competente, che ho visto prima, abbiamo il piacere di avere con noi, Edoardo Farinaro, l'esperto qualificato, e i responsabili degli 8 servizi della sezione che vedete qui, diciamo, elencati. Ora è chiaro quindi che il finanziamento, veniamo un po' al sodo, come si dice, diciamo, Leonardo vi ha fatto vedere prima un grafico appunto che arriva al 2011, che io vi ripropongo. Quello che diciamo che il prosieguo di questo grafico è che noi abbiamo, se guardate in alto al grafico, al 2012, diciamo, il finanziamento di fondi interni per la sezione è 3,3, diciamo, quindi, diciamo, rimane, anzi è leggermente calato, ma rimane allo stesso ordine dell'anno precedente. Ma abbiamo poi un calo del 2013, perché abbiamo 2,6 milioni di euro, diciamo, quindi c'è un calo dei finanziamenti, come potete vedere. È chiaro che le risorse esterne sono importanti, noi abbiamo i due PON, soprattutto il PON Nafassi, di cui vi dirò qualcosa dopo, il PON Recas, di cui vi ha parlato Leonardo per, diciamo, il calcolo, che, diciamo, portano alla sezione appunto 6,6 milioni di euro nel 2012 e 6 milioni di euro appunto nel 2013. Per quanto riguarda quindi chiaramente diciamo, risorse, come vedete, risorse esterne, verso cui ormai, diciamo, ci stiamo orientando ormai da alcuni anni, ed è un po' l'indirizzo, se volete, sia per quanto riguarda il governo, appunto, del nostro ente, ovviamente. Nel 2012 e 13 a Salerno abbiamo anche qui, se volete, una piccola diminuzione di bilancio, diciamo a 276 kilo euro, ma appunto un calo nel 2013, appunto per il gruppo collegato, come potete vedere, diciamo, qui. Ora, la distribuzione del personale, qui ho riportato, non si vede benissimo,
Purtroppo qui sulla mia figura è diverso, i colori sono diversi, per la distribuzione del personale negli anni per tipologia e genere. Se noi vediamo un attimo, vedete, sono le donne a sinistra e gli uomini a destra, nel decennio, al 60, anni 60, 70, 80, fino al 2000, allora vedete come per gli amministrativi, se consideriamo le donne, c'è ovviamente un inizio, appunto, il personale che diciamo di 3 unità, che è modulato nel tempo. Attualmente noi arriviamo nel 2000 con, diciamo, 4 unità di personale, appunto, donne, 3 unità di personale uomini nell'amministrazione. Lì è dove abbiamo il maggior numero di donne, se volete, nella nostra sezione. Se guardiamo appunto i ricercatori, noi abbiamo che i ricercatori, appunto, sono aumentate, appunto, le donne negli ultimi tempi. Io purtroppo non riesco a guardare bene il grafico, che i colori non si distinguono qui sopra, mentre se vediamo appunto i tecnici, non abbiamo naturalmente, all'inizio abbiamo delle tecnici donne, ma le abbiamo perse, effettivamente oggi non abbiamo, diciamo, nessuna donna appunto tra i nostri tecnici per la sezione. Per quanto riguarda i tecnologi, anche qui appunto c'è stato quindi un incremento negli ultimi anni del personale appunto femminile rispetto al personale maschile. Ora, quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, quindi la situazione è la seguente: i tecnici non abbiamo alcuna, diciamo, presenza femminile, mentre nei tecnologi abbiamo una percentuale 1 a 5, come anche per i ricercatori, 5 su 20, quindi il 25%, e gli amministrativi invece abbiamo, come dicevo prima, un po' più di donne, un'unità in più rispetto agli uomini. Il personale a tempo determinato, vedete qui abbiamo i 7 unità, abbiamo in pratica, per quanto riguarda le donne, abbiamo effettivamente più donne, diciamo, rispetto alla presenza appunto maschile, come mostra questo grafico. Ora possiamo anche diciamo, vedere gli associati, che è qui sopra, anche qui la figura, non so se riuscite a vederla. Abbiamo un incremento, diciamo, da 40 a 53, diciamo, di donne, a passaggio dal 2012 al 2013. Al 2002, scusatemi, al 2013, che naturalmente è una direzione positiva. Naturalmente di questo sarà anche molto contenta la nostra presidentessa del CUG, qui presente in sala. E qui ci sta un po' una distribuzione, se volete, tra le varie, diciamo, profili, cioè le varie categorie appunto di persone associate alla sezione, come vedete qui. Allora, io andrei a sottolineare un attimo, diciamo, gli aspetti che io reputo importanti nel periodo della mia direzione, che, come vi dicevo prima, è iniziato a luglio del 2011. Innanzitutto, naturalmente, le buone notizie: la scoperta del bosone di Higgs l'anno scorso a luglio, che naturalmente è stato un evento molto importante per la scienza, appunto, e ha dato un impulso, ha aperto anche nuove strade, naturalmente, per quanto riguarda anche, diciamo, la nuova fisica del modello standard. Ma è un periodo di forti cambiamenti. È chiaro che quando io mi candidai, ricordo, per la direzione di Napoli, ero abbastanza convinto che sarebbe stato un periodo di forti cambiamenti, ma mai avrei pensato a questo livello, diciamo. I cambiamenti sono veramente forti. Ha citato anche, diciamo, Pierluigi prima il decreto della spending review, che sta penalizzando fortemente la ricerca, diciamo, con il taglio dei tecnici amministrativi, come voi sapete, al 10%, e aggrava delle criticità della sezione che vi ha esposto prima Pierluigi: il problema dei tecnici nell'officina meccanica, nel servizio elettronica e rivelatori. Ora, l'instabilità politica, purtroppo, che è aumentata in questi ultimi periodi, che rende difficile la programmazione dell'ente, questo è un altro punto importante. Abbiamo una forte spinta verso progetti premiali e progetti con fondi esterni, giustamente, visto la situazione, e c'è questa apertura appunto verso questi progetti, Unione Europea, PON, Smart City, eccetera, che sta cambiando profondamente il modo di finanziamento della ricerca. E ci stiamo anche noi, naturalmente, adeguando a questo nuovo modo. E poi l'intensificarsi dei contatti con le aziende e delle attività di trasferimento tecnologico. Ora, un altro aspetto importante è la valutazione della ricerca del mio periodo, l'ANVUR, che conoscete bene, in cui l'ente si è molto impegnato, diciamo l'INFN, per appunto razionalizzare quella che era un po' la raccolta di tutti i prodotti, come voi ben conoscete, dell'INFN. È venuto meglio il progetto SuperBit, questo è un altro, diciamo, punto importante. Noi abbiamo
un gruppo che nella sezione era molto, molto attivo, si è impegnato in suo bebè, quindi questo pone naturalmente un problema di scelta attualmente per quanto riguarda il futuro, diciamo, di diversi appunto ricercatori, che attualmente è in discussione. Beh, altri aspetti, posso dire appunto con il nuovo sistema informativo di cui ha accennato Leonardo, chiaramente noi siamo partiti, quando io mi sono insediato come direttore, col nuovo sistema di rilevamento delle presenze del personale, quindi è stato naturalmente, questo è un sistema, diciamo, che un grosso adeguamento, c'è stata una fase iniziale che, come tutte le cose nuove, presuppongono un certo adeguamento dall'inizio. L'iniziativa di diffusione di cultura scientifica chiaramente si sono abbastanza moltiplicate nella mia direzione, diciamo, soprattutto con la città della scienza, di cui appunto io per il quale ho invitato oggi Vittorio Silvestrini e Amodio, penso che verranno, non so se sono già in sala. E poi naturalmente l'iniziativa di promozione del trasferimento tecnologico. Bene, guardando al futuro le attività di ricerca scientifica e tecnologica, vorrei un po' inquadrare la situazione, diciamo, per quanto riguarda i vari gruppi di ricerca che noi abbiamo nella sezione. Il Large Hadron Collider, appunto, chiaramente conoscete tutti, e il gruppo appunto del primo di Napoli ha dato un grosso contributo nella costruzione dei rivelatori Atlas e CMS, nonché nello sviluppo dell'elettronica, del trigger, del software e del computing. Naturalmente noi abbiamo a Napoli, come vi ha detto Leonardo, il Tier 2. E anche la partecipazione naturalmente all'analisi dei dati, sia in misure, diciamo, in misure di precisione che nella ricerca del bosone. È chiaro che dopo la scoperta del bosone noi abbiamo avuto naturalmente che la verifica delle nuove proprietà della particella sono consistenti con quelle attese al bosone di Higgs del modello standard. E qui vi appunto, come vedete, c'è un grafico che ci mostra un po' un grafico nella massa, dove viene riportato naturalmente il background del canale ZZ', il background di ZZ, e poi c'è il segnale in azzurro che vedete apparire adesso, che è quello che ha confermato la presenza, eccolo qui, del bosone, diciamo, la scoperta del bosone di Higgs. Lo stesso viene riportato a destra, diciamo, nei risultati preliminari di CMS. Beh, c'è il contributo veramente significativo dei gruppi di Napoli alla scoperta. Le prospettive naturalmente sono naturalmente per le upgrade dei rivelatori. Noi sappiamo che ci sarà il long shutdown numero 2 del LHC, naturalmente 2013-2014, che porterà naturalmente fino a 13-14 TeV con intensità maggiore, quindi è chiaro che ci saranno gli adeguamenti dei rivelatori Atlas e CMS. Le prospettive di fisica sono da un lato quello di verificare come genere statistica le proprietà del bosone, chiaramente, ma anche di cercare segnali di nuova fisica, visto che uno va a esplorare zone, se volete, di energia appunto maggiori, e quindi è un campo inesplorato che darà sicuramente, diciamo, dei risultati molto interessanti. Quali sono gli upgrade di Atlas e CMS? Dico solo due parole. È chiaro che ci sta, per quanto riguarda Atlas, l'upgrade per il Micromegas, per lo, diciamo, lo spettrometro del MU a piccolo angolo, che è un adeguamento. Naturalmente questi Micromegas hanno anche la caratteristica di avere dei tempi di raccolta più brevi e quindi si adeguano alla velocità di conteggio maggiore, visto l'aumentata intensità, se volete, appunto, di LHC dopo la chiusura. E così anche per quanto riguarda CMS, beh, non vado, diciamo, a elencarli tutti gli upgrade. Per CMS ci sta appunto il trigger e degli RPC, per i MU dei 144 rivelatori RPC, e così anche gli altri upgrade sul sistema di acquisizione e anche le schede elettroniche del DAC, eccetera. È chiaro che un altro esperimento importante del gruppo 1 è l'NA62, che naturalmente va a studiare gli eventi rari, l'evento raro in particolare del decadimento del K+, che, come appunto sapete, va nel PAO+, neutrino antineutrino. È chiaro che c'è tutto un lavoro a cui Napoli appunto partecipa, a parte sulla ricerca, sulla fisica, ma c'è per la realizzazione del large angle veto, questi rivelatori di veto dei gamma che derivano dal decadimento del K+, P+, P0, che poi decade gamma. Un evento naturalmente che dà molto fondo, perché appunto ha una probabilità ben maggiore di questo evento raro, e quindi è in fase di costruzione questo, diciamo, rivelatore molto importante a Frascati, che verrà poi trasportato al CERN per le misure. Ora, la fisica del flavor, appunto, di cui accennava anche prima Marco Napolitano, bene, gli esperimenti futuri. La fisica del sapore è una fisica molto importante, naturalmente, per l'INFN, diciamo, che va a ricercare gli effetti di fisica oltre il modello standard. Il sapore, naturalmente, è quella caratteristica che distingue i quark di diversa natura e quindi studia quelle che sono le interazioni tra i diversi, appunto, tipi di quark che abbiamo. Allora, è chiaro che questa sia stata effettuata con le B-Factories, quella a Stanford, appunto, per Babbar, e con Bell in Giappone. E il risultato importante che conosciamo un po' tutti è quello della violazione di questa simmetria in natura dei mesoni B. Ora, quali sono le prospettive per la fisica?
fisica del sapore, è quella di appunto lavorare col progetto Bell 2, appunto in Giappone, in cui al CEC è una con la statistica 100 volte superiore. Quindi questa è una prospettiva importante, che tra l'altro è anche complementare, se vogliamo, alla fisica di LHC, diciamo, è complementare, e invece di lavorare naturalmente con l'interazione protone-protone, lavorerà con i collisori, appunto, positrone-elettrone, eccetera. Quindi il gruppo 2 è un gruppo, diciamo, che è molto ricco di, come è stato detto anche da Benedetto prima, diciamo, di linee di fisica. E diciamo, la linea 1 riguarda il neutrino, quali sono le prospettive? È chiaro che una prospettiva è stata citata, è quella del nuovo progetto di short baseline al CERN di Icarus più Nessi, per vedere l'appearance, l'apparizione della, diciamo, oscillazione neutrino elettronico, oppure dell'appearance e disappearance del neutrino muonico. Quindi questa sarà una linea, questa è in discussione attualmente, questo progetto, appunto all'APS, al protosincrotrone, al CERN. Opera chiaramente, diciamo, sta adesso analizzando i dati, ci ha portato il terzo evento, appunto, dell'oscillazione di neutrino, come voi ben sapete, ma c'è una proposta, appunto, interessante di utilizzare la tecnica delle emulsioni per lo studio della materia oscura, che ci permetterebbe anche di determinare la direzione di queste, diciamo, particelle derivanti dalla materia oscura, quindi che ce ne ha parlato nell'ultimo consiglio di sezione. Beh, c'è anche il T2K, che è un altro, appunto, progetto per i neutrini, che è l'impresa dati, diciamo, che rappresenta anche, diciamo, una parte del futuro, per le future facilità, appunto, per lo studio del, diciamo, del neutrino. La linea 2 è la ricerca, diciamo, diretta di materia oscura. Abbiamo l'esperimento Dark Side, pure stato prima citato. E quali sono le prospettive? È chiaro, attualmente c'è un test, appunto, c'è il long test del prototipo, ma in prospettiva c'è la realizzazione di un liberatore di argon liquido da 5, diciamo, tonnellate, e chiaramente questo ci misuriamo molto diciamo, sul volume, quindi sulle dimensioni di questi liberatori, per le rivelazioni di queste particelle della, ipotizzate della materia oscura. E più a lungo termine Darwin, appunto, un rivelatore di 30 tonnellate di argon e xeno, appunto. Quindi queste sono delle prospettive, diciamo, importanti per quanto riguarda questa fisica. La linea 3 è lo studio della radiazione cosmica in superficie e delle profondità marine. Vedi, in superficie c'è argo, che chiaramente è nato già parecchi anni fa, abbiamo mostrato i risultati, Benedetto, non vi soffermo su questo. Ci sarebbe anche un'ipotesi, chiaramente, tutta da discutere, in discussione, se volete, diciamo, di utilizzare un rivelatore Cherenkov vicino sempre sul Tibet, diciamo, dove sono i rivelatori attualmente, appunto, di Argo. Oggi è anche un programmato, un upgrade per i rivelatori dei muoni, diciamo, e mentre vede CTARD, c'è un R&D per questo nuovo progetto che per l'elettronica di lettura e monitoraggio dell'atmosfera. Quindi le prospettive sono la partecipazione per noi alla realizzazione di questi telescopi per questo progetto. E ora concludo, diciamo, con il gruppo 2, c'è la linea 3, lo studio della radiazione cosmica. Anche qui c'è il progetto del KM3NET, importante, abbiamo avuto ultimamente questo grosso evento del calo della torre di 400 metri a Capopassero, quindi è un progetto che ha una collaborazione internazionale europea, ma è anche finanziato dall'INFN, quindi che studia il neutrino, ed è un grosso progetto, se volete, della sezione, appunto, di Napoli, che ha anche un PON in Italia, che fa capo al laboratorio Australia del Sud. La linea 4 è lo studio della radiazione cosmica dello spazio, è stato anche citato prima l'esperimento Gemmeuso, e sono previsti, appunto, test sul pallone e la rete dei telescopi. È stato proposto, appunto, il rivelatore per installare sulla stazione spaziale, quindi questo è un altro, diciamo, esperimento importante, insieme a Wizard, che è impresa dati, comunque, sempre per quanto riguarda la radiazione dello spazio. Le onde gravitazionali, sapete bene che abbiamo un gruppo importante anche a Napoli, che lavora a Virgo, vicino Cascina, e che chiaramente Virgo è in fase, diciamo, c'è l'ISA Pathfinder, che in pratica conoscete tutti, che cerca, appunto, anche qui per quanto riguarda la ricerca di onde gravitazionali, e è previsto, diciamo, il lancio della seconda metà del 2015, e c'è naturalmente la proposta per il rivelatore spaziale ELISA. Questo è un progetto importante a cui, appunto, lavoro qui a Napoli, insieme anche a Virgo, che, come voi sapete, è in fase di upgrade attualmente, finanziato, appunto, dall'INFN. Beh, c'è anche un progetto di fisica generale a Gran Sasso per la realizzazione di un laser ring, che è, appunto, per l'effetto Lenz-T-Ring. Beh, gruppo 3,
Bene, le prospettive. Io vorrei cominciare da quello che io credo che sia una, diciamo, delle prospettive e uno degli orizzonti importanti, se volete, della fisica nucleare, che è lo studio dei nuclei esotici, una delle frontiere della fisica nucleare. Cosa sono i nuclei esotici? In due parole, è chiaro che un nucleo stabile, lo vedete a sinistra in questo grafico, se noi appunto aumentiamo il numero di neutroni rispetto ai protoni, naturalmente questi saranno debolmente legati e creeranno una pelle di neutroni intorno, addirittura un alone di neutroni, quindi cos'è che caratterizza i nuclei esotici? Un eccesso di neutroni, in questo caso, o di protoni, le vite medie molto brevi, quindi sono nuclei radioattivi stabili, e basse energie di legame, quindi, che determinano questo alone intorno. Questo ci dà delle proprietà molto diverse, ai nuclei che sono tutte da studiare, ovviamente. Ma qual è l'interesse di studiare i nuclei esotici? Chiaramente, noi abbiamo qui la carta dei nuclidi, abbiamo circa 3.000 specie che sono osservate tra nuclei stabili e nuclei instabili, che sono state, diciamo, riconosciute ad oggi, ma ce ne sono ancora 3.000, previste e sconosciute. Questi sono i nuclei esotici ricchi di neutroni che stanno, come vedete, qui, localizzate nella cosiddetta zona della Terra incognita e naturalmente hanno delle proprietà del tutto diverse, ci si aspetta che abbiano proprietà diverse come dimensione, struttura e dinamica di reazione rispetto ai nuclei vicini alla valle di stabilità. Beh, gli interessi di questi nuclei esotici che sono naturalmente presenti nelle stelle e contribuiscono alla nucleosintesi. Questi nuclei sono i progenitori dei nuclei stabili che poi noi abbiamo sulla Terra e nell'universo, quindi studiando queste proprietà appunto ci fa capire appunto i meccanismi di evoluzione delle stelle in qualche, diciamo. Ora, qui avete in questa figura, come vedete, i limiti, diciamo, di esistenza di nuclei, vengono chiamate le drip line, cioè le linee di sgocciolamento, perché questi sono instabili, sgocciolano, diciamo, neutroni, perché sono instabili, oppure protoni da quest'altro lato, e marcano il confine, se volete. Ora, qui vedete che, riportato di nuovo quello che può essere, diciamo, l'effetto di una bassa energia di legame appunto per questi nuclei. Beh, spesso è la facility che, italiana, diciamo, che si propone di, diciamo, studiare i nuclei esotici che vi ho mostrato prima, sta per Selective Production of Exotic Species, è una facility che usa la secca ISOL e verrà installata a Legnaro, che per chi conosce Legnaro, vedete, questo è la N2000, questo è il CN da 7 MV, questo è l'XTU, questo è l'Alpilinac e spesso verrà posizionato qui. Attualmente è in fase di costruzione il ciclotrone, sono cominciati gli scavi per la costruzione dei building e abbiamo anche che il bersaglio di produzione è completo, quindi il progetto sta andando avanti. Speriamo di avere le prime fasce nel 2016-2017 per lo studio dei nuclei esotici. Bene, con questo diciamo il futuro, gli attuali esperimenti che fanno misure con ioni pesanti chiaramente vedono nel proprio futuro i fasci radioattivi, da un lato spesso ma anche altre facility europee, ovviamente, ci sta anche Spiral 2, c'è anche i soldi. Bene, 8PLP è uno di questi rivelatori di cui vi ho parlato prima, che verrà senz'altro farà della fisica con i fasci radioattivi, ma ci sarà anche Fazia, vedete, qui in fase di realizzazione, diciamo, nell'ambito di una collaborazione internazionale. C'è il progetto Exotiche, che è complementare, perché in effetti, come vi ho detto prima, appunto produce dei fasci, diciamo, di ioni radioattivi leggeri. Ci sta, per esempio, lo spettrometro per neutroni RIPEN e anche altri rivelatori che vi ho detto, su cui non mi soffermo. Chiaramente gli item di fisica sono molteplici, la disercitazione del nucleo composto, la risonanza dipolare gigante di preequilibrio, multiframmentazione, transizione di fase, anche dinamica di collisione. Quindi c'è un vasto campo di indagine che, diciamo, rappresenta il futuro per gli esperimenti di fisica nucleare con ioni pesanti. L'astrofisica nucleare, naturalmente, che prospettive c'ha? C'ha delle ottime prospettive con l'istriparatura di massa ERN, con la 3 megavolto pelletron, alta intensità estripolare attivo. Chiaramente questo, diciamo, progetto ha un piano di misure di queste reazioni, diciamo, che vi ho elencato qui, e ha delle ottime prospettive per il futuro, così come ha delle ottime prospettive l'1 megavolt, un progetto che si propone appunto queste reazioni, dal punto di interesse sempre astrofisico, che verrà installato appunto nel Laboratorio Nazionale del Gran Sasso e diciamo l'1 megavolt è un progetto premiale che ha ricevuto appunto un finanziamento e quindi sta andando avanti davanti a sì delle ottime prospettive. Il gruppo collegato di Salerno, abbiamo che il gruppo collegato ha naturalmente diverse attività, tra cui quelle di fisica nucleare, che è Alice,
che si dovrà anche lei adeguare con degli upgrade dopo il long shutdown, l'LS2 di LHC, quindi ci sarà da costruire, questo sarà un po' l'interesse, più ci interesserà il gruppo collegato, diciamo il rivelatore, l'Inner Tracking System, l'ITS, come anche il TOF e anche diciamo, lo spettrometro dei muoni e lo ZDC. Chiaramente sarà molto cruciale l'alta precisione del tracciamento e ricostruzione dei vertici a basso momento trasverso. Ora, il programma di fisica che noi abbiamo, e se questo, non mi sto a soffermare, ma diciamo sui vari item che potete vedere qui. Ora, per quanto riguarda il gruppo quarto, è chiaro che il gruppo quarto del gruppo, diciamo, del gruppo collegato di Salerno ha delle prospettive importanti perché rinnova delle iniziative specifiche su questi temi, in particolare sulla meccanica quantistica, sul quantum computing, come anche sulla gravità quantistica, la teoria quantistica dei campi, anche metodi classici e non commutativi. Abbiamo anche delle applicazioni, metodi della fisica teorica ai sistemi biologici. Il gruppo quarto di Napoli anche è anche un gruppo molto attivo, se volete è un gruppo numeroso che conta 65 componenti, sì, penso che finirò senz'altro, diciamo, ha una grossa interazione con la comunità scientifica, nel 2012 vedete c'è un numero di pubblicazioni molto elevato, c'è anche un'attività formativa, diciamo, di tutto riguardo, con 14 tesi e con le lectures di Majorana. Ora abbiamo circa 100 conferenze organizzate in 50 anni di vita della, diciamo, della sezione. Io qui vado rapidamente indicandovi quelle che sono, diciamo, le principali attività dei gruppi di fisica teorica, teoria di campo e stringhe, fisica delle particelle elementari. È chiaro che tutti questi temi di ricerca hanno delle prospettive di studio, c'è stato un lavoro anzi fatto nell'ambito del gruppo teorico su questo, dietro proprio la mia spinta per, diciamo, un po' riferire su quelle che sono le prospettive. Abbiamo i temi di ricerca come la gravitazione e la cosmologia quantistica, le teorie stesse della gravitazione e simmetrie e così via nel quanto riguarda il teoria di stringhe e campo, e poi abbiamo nella fisica delle particelle naturalmente abbiamo lo studio delle teorie effettive e anche temi di ricerca come la fisica dei K, la fenomenologia dei quark pesanti e del Large Hadron Collider, che sono naturalmente molto importanti per, anche ovviamente per la fisica, diciamo, sperimentale presso il CERN. Per la struttura dei nuclei naturalmente ha come principale attività, appunto, di ricerca il modello Shell, i modelli collettivi e potenziali chirali e materia nucleare, quindi è chiaro che anche qui ci sono delle prospettive importanti, per esempio la descrizione delle proprietà spettroscopiche di nuclei in termini di, diciamo, dell'interazione tra i nucleoni, diciamo, i singoli nucleoni verso le triplane, cioè lo studio dei nuclei esotici di cui vi ho parlato prima, che rappresenta un po' una prospettiva importante per la fisica nucleare. Ora, andando, diciamo, sempre avanti per queste attività, abbiamo anche una importante attività di metodi matematici con l'effetto Casimir, che tutti noi conosciamo, dell'energia del vuoto, importante, che verrà citato anche da, immagino, Iaia Masullo, per i risultati sperimentali, e poi abbiamo anche attività di astroparticelle e con temi di ricerca della nucleosintesi primordiale, proprietà di nutrini di fondo, effetto Casimir, cioè quindi abbiamo, vedete, una grossa ricchezza di diciamo, studi nell'ambito della fisica teorica napoletana, e per concludere la fisica statistica, studio di sistemi complessi, vedete anche qui molto interessanti sono i temi di ricerca di biologia molecolare da un lato, mezzi granulari, evoluzione di studi di popolazione, quindi veramente spazia, diciamo, la fisica teorica su, diciamo, in maniera molto ampia su diversi campi. È chiaro che, come dici, come qui io concludo, la gruppo quarta ha un ampio spettro di attività correlate a tutti i più importanti esperimenti a livello mondiale, in ogni scala di energia, dimensione e complessità, quindi per noi effettivamente è una risorsa molto, molto, una delle più risorse della sezione di Napoli, diciamo il nostro gruppo teorico, questo va detto. Il gruppo quinto, ricerche tecnologiche interdisciplinari, quindi vado alla conclusione, quasi, abbiamo le linee di intervento del gruppo quinto che sono quelle elettroniche, la sovraccontentività applicata, la biofisica, i rivelatori e gli acceleratori, vedete che tutte queste hanno degli, diciamo, delle prospettive importanti, per esempio faccio un cenno appunto anche sul Pond Anafassi, che è una nuova facility per testare quei dispositivi di potenza, diciamo, a bassa temperatura, diciamo un PON è un progetto importante della sezione, diciamo, di Napoli, poi naturalmente il capofila, poi Salerno, abbiamo qui il responsabile appunto del progetto, appunto, che è il professor Pace di Salerno. Rivelatori Murei, anche qua questa è
diciamo, un importante, diciamo, questa è la radiografia muonica dei vulcani, ma devo dire che questo ha delle prospettive importanti perché ha riscontrato l'interesse, questa fisica, di alcune aziende, la Tecnoin, e quindi si inserisce in un piano di trasferimento tecnologico che vorrebbe usare questa tecnica per rilevamenti del suolo, per costruzioni, quindi diciamo, ha delle prospettive importanti anche su questo fronte. C'è IMCA, anche studio degli acceleratori, effetti sui fasci. Abbiamo i rivelatori, appunto, Paride e anche biofisica space weather. Allora, io qui c'è la parte TWICE, lo studio dei nuovi rivelatori calorimetrici, e poi abbiamo anche un'attività sugli acceleratori, SL Resist, per lo sviluppo, diciamo, di questi, diciamo, strutture acceleranti al plasma, che appunto è importante. Il calcolo dirò un poco, perché è stato detto molto sia da Leonardo Merola che appunto da Paolo Mastroserio. Il futuro un po' è rappresentato dalla virtualizzazione. Detto in parole molto semplici, dal gennaio 2005 molti dei nostri servizi informatici, appunto, vengono erogati da macchine virtuali. Cosa significa macchine virtuali? Sono naturalmente diciamo, sostituiti da sistemi operativi e applicativi che utilizzano, se vogliamo, delle astrazioni dalle macchine vere hardware, per poi naturalmente, diciamo, dei componenti hardware, e li rendono poi, rendono sotto forma, diciamo, virtuali, disponibili degli altri server. Quindi è come se noi creassimo delle nuove macchine, diciamo, avendone una ne possiamo creare cinque virtuali, avendo una macchina reale, diciamo, se gestita in modo opportuno. Cioè, le cloud cosa fanno? In qualche maniera è quell'insieme di tecnologie che permette di memorizzare i dati o fare naturalmente elaborare dati, e utilizzano naturalmente, diciamo, delle risorse hardware e software, però distribuite e virtualizzate. Cioè, le cloud possono, utilizzano delle, diciamo, dei server virtuali, e quindi diciamo, per quelli che sono gli scopi poi, diciamo, della sezione. La Nuvoletta di Napoli oggi, diciamo, ha 5 server reali che gestiscono oltre 30 server virtuali e anche alcuni componenti che sono stati scritti in casa. Quindi il domani, diciamo, sarà tra qualche settimana in pratica, e anche poi a più lungo termine ci sarà appunto una nuova cloud che ci darà nuovi server più potenti da 48 terabyte eccetera, 96 CPU e 192 gigabyte. Concludo, c'ho ancora due o tre trasparenze. I progetti strategici speciali e fondi esterni ne abbiamo molti qui, diciamo, a Napoli, non li sto qui ad elencare. Mi interessa elencare i PON, che sono anche sono preso vita nella mia direzione: il PON RECAS, di cui ha parlato Leonardo, il PON NAFASSI, il PON PRISM, anche ha parlato Leonardo, KM3NET, di cui è responsabile Barbarino, un grosso progetto, e diciamo, come anche i progetti premiali. Questa è l'era dei progetti premiali, che prima o poi verranno anche aboliti, però ve lo dico, ce lo dirà forse Ferroni poi dopo, il nostro presidente. SPES2, che è stato presentato naturalmente al MIUR. C'è anche l'elettronica organica e strumentazione innovativa da Aloisio, questo in collaborazione col CNR, un RAVS che il capofila LNNGV con Macedonio, e SIDENET di Andrea Vacchi, Silicon Detector Network. Poi i rapporti col territorio ne abbiamo molti, soprattutto con la città della scienza, e quindi infatti dopo mi farebbe piacere se appunto Amadio dicesse due parole, diciamo, se è venuto, non lo so, se non lo vedo ancora. Cioè, abbiamo molti accordi e convenzioni con gli enti locali, con la regione, col comune, con le imprese. Innovazione e sfide tecnologiche, è stato nominato il CRDC da Benedetto De Torre, diciamo, e poi abbiamo anche come attività di impatto socio-economico, naturalmente lo sperimento tecnologico molto, e questo, di questo ve ne parlerà, diciamo, Iaia. Le conclusioni, ho finito. Beh, la sezione ha ottime prospettive per quanto riguarda l'attività di ricerca, scienza e tecnologia, l'abbiamo visto, le prospettive sono veramente molto vaste, e questa viene portata avanti nell'ambito di collaborazioni nazionali e internazionali, con l'eccellente supporto, devo dire, di tutti i servizi della sezione, che io ringrazio, diciamo, ancora una volta, naturalmente. E sono crescenti, questo almeno caratterizza un po' la mia direzione, l'attività di trasferimento tecnologico e di rapporti con regione e territorio. Beh, le difficoltà ce ne sono diverse, devo dire la verità. Le principali che io individuo sono la riduzione della pianta organica, il precariato, ma il problema dei tecnici soprattutto, di cui vi ha accennato Pierluigi Paolucci,
Lucci prima, poche prospettive dei giovani. Io credo che il problema vada affrontato con priorità perché i giovani sono il futuro, se non ci stanno i giovani non avremo alcun futuro. Naturalmente la scoperta del Museo di X ce l'ha mostrato, per scoprire appunto per una grande scoperta come quella ci sono voluti diciamo centinaia e centinaia di giovani che hanno lavorato, con loro entusiasmo anche, le nuove idee, per arrivare a una grossa, diciamo, a coronamento di una grossa impresa scientifica. Quindi alta priorità per i giovani, quindi creare dei percorsi, diciamo, all'interno della, diciamo, della... Io credo che ho finito e vi ringrazio per la presenza.